consiglieri comunali di opposizione Michele Caso e Carmine Grasso hanno annunciato la loro adesione al Partito Democratico con una conferenza stampa a Palazzo di Città, alla presenza dell'avvocato Domenico Carchia, a capo del PD di Ariano Irpino. Secondo Caso e Grasso, tale decisione ha l'obiettivo di assicurare nuovo impulso alle proposte di rilancio di una città che attende la risoluzione di importanti problematiche. Ecco cosa hanno dichiarato ai nostri microfoni. Ringraziamento per la vostra presenza e anche agli altri che hanno ritenuto opportuno garantire la loro presenza qua come forma di sostegno, di solidarietà e di condivisione rispetto a sta cosa. Velocemente, voi la campagna elettorale l'avete vissuta con me, insieme l'abbiamo fatta. Noi abbiamo detto che personalmente da candidato a sindaco, quindi se lo utilizzerò spesse volte l'io, non è un modo per escludere Carmine, ma credo in termini di coalizione abbiamo fatto questo ragionamento. Abbiamo tentato fin dal primo momento di rappresentare il candidato sindaco di una coalizione più ampia, non ci siamo riusciti al primo turno, l'abbiamo fatto al secondo turno e credo che la forza di questa decisione, di questa scelta, poi sia stata nel risultato. È vero che ho perso la campagna elettorale finale, però credo che se c'è un vincitore morale, so che conta poco, però in politica significa tanto, penso che siamo stati noi, perché la città ha apprezzato la nostra linea politica, soprattutto ha apprezzato le vere novità che abbiamo portato dentro questa campagna elettorale, dal modo di farla, dalla mancata contrapposizione. Poi i risultati sono amari purtroppo, però quello che conta è quello che riusciamo a mettere in piedi. Ora, coerentemente a questo, noi oggi ci apprestiamo a fare questa scelta. Guardate che non è una scelta che nasce dalla sera alla mattina o in termini di convenienza. Bello papale papale. Voi che siete attenti lettori delle dinamiche politiche, avete notato che noi non abbiamo, io e Carmine Grasso, non abbiamo costituito nessun gruppo in seno al Consiglio Comunale, appena eletti, lo potevamo fare. Se vedete la lista dei gruppi consigliari, c'è di tutto e di più, anche nella coalizione vincente. Noi invece abbiamo, proprio perché era una cosa già che stava in noi, fin dall'inizio abbiamo fatto l'adesione al gruppo misto, proprio in attesa che ci fosse un chiarimento. Questo chiarimento nel tempo si sta verificando, c'è una novità, c'è anche gli altri che si sono astenuti al primo turno probabilmente si sono resi conto che, del limite delle loro scelte, quindi stiamo cercando insieme di fare un percorso nuovo perché Ariano non può dilaniarsi nelle polemiche del nulla, ma deve avere questa forza e questa capacità di avere un progetto di rilancio. Il PD, le forze di sinistra lo possono fare, lo devono fare nella chiarezza, nella coerenza ed ecco perché noi, per dare un impulso alla politica arianese, scegliamo un partito, non in termini di convenienza, ma in termini di coerenza, che non è una cosa da poco. Questa è la prima tessera del partito che io faccio, perché ho fatto il sindacalista e continuerò a fare il sindacalista per una questione di sopravvivenza fisica, però non voglio rinunciare a una vita politica perché il consenso è stato notevole, coerentemente faccio il passo in avanti. Dovendo fare politica, ritengo che ci sia un partito a che vede le mie origini, le mie estrazioni, la mia attività in simbiosi. E di conseguenza lo farò con tutta la disponibilità e con tutta la chiarezza e la condivisione, quindi non è una scelta né sacrificata né di convenienza, è coerente rispetto a questo. Che cosa ci proponiamo? Ci proponiamo di dare un impulso maggiore a questa amministrazione. Guardate che noi abbiamo fatto una campagna elettorale all'interno del quale gli echi non si sono ancora assopiti di questa lunga campagna elettorale. Un sindaco che rinunciava a tutto per governare questa città che stava in grande difficoltà. Nella sostanza invece ha fatto assopiglia tutto, ha preso tutto per non dare poi ad Ariano nessun impulso, perché questa è la verità. Sono passati 5 mesi da quando abbiamo chiuso la campagna elettorale. Per carità, io non vedo niente di nuovo sotto il sole, non c'è nulla. Anzi, si tende a mettere la polvere sotto il tappeto perché i problemi veri non vengono affrontati. In primis questa questione economica, non si può venire in Consiglio Comunale, gliel'abbiamo detto in tutte le salse, venire e dire che c'è una situazione di difficoltà finanziaria con i debiti fuori bilancio che non si capisce a che punto arrivano e poi si fa una discussione. E la decisione dove sta? Non si può discutere senza decidere, questo è un Consiglio Comunale. I problemi vanno analizzati e proposte le soluzioni.
è stata fatta recentemente una conferenza stampa con i commercianti per farli parlare, ma di cosa? Abbiamo fatto una campagna elettorale sui problemi, sui programmi di Ariano, che serve parlare ancora? Serve prendere delle decisioni. La viabilità non c'è niente, il traffico resta intatto, Ariano è oberato di macchine, non si capisce se è una città per le macchine o per le persone, e poi si parla di centro storico. Io credo che siamo ancora all'assenza totale di una proposta di visione globale rispetto a questo. Lui è stato eletto anche presidente della provincia, grazie alla carica di primo cittadino di Ariano Irpino, e da un versante campanilistico non può che farci piacere, ma poi vorremmo capire qual è l'apporto che il presidente della provincia dà al comune di Ariano Irpino, in termini di tempo e in termini anche di scelte. Io per la verità, non per il ruolo di oppositore, per cui dobbiamo denigrare sempre tutto e tutti, però io non vedo ancora nulla di concreto, anzi vedo un'assenza maggiore sulla gestione amministrativa, per ovvi motivi, perché se non ci sei non puoi dare un contributo d'impulso. Quindi noi continueremo rinvigoriti di questa decisione. Non siamo stati teneri fino adesso e non lo saremo, ma non per qualche cosa, perché ritengo che è arrivato il momento di cambiare completamente rotta, e lo si deve fare seriamente, non con le chiacchiere, grande enunciazione e poi nulla di fatto. Non possiamo assopire la popolazione con belle frasi e poi non cambia niente. Noi saremo una spina nel fianco sulle proposte, sul controllo. Vedo che c'è una gestione molto personalizzata dell'amministrazione. Abbiamo assunto un dirigente che non serviva, l'ho scritto in tutti i modi. Alla Corte dei Conti non ci andiamo ancora per quanto riguarda 1.700.000 decreto blu, cioè siamo in una fase di stasi generale. Ovviamente la politica è dinamica, non è una cosa statica, ed è evidente che questa scelta nostra, e la chiudo qua, non può fare altro che darci quella marcia in più e soprattutto quella forza anche politica che ci permette di sollecitare con più vigore anche l'amministrazione comunale ad assumersi le proprie responsabilità. Ha vinto, l'ho detto prima, quindi è giusto che governi, ma deve governare. Non può rinviare le decisioni e non prenderle mai. Io giusto due parole, c'è un documento che avevo preparato abbastanza lungo, però non ha importanza. Giusto due parole rispetto a quelle che sostanzialmente sono le necessità attuali di dibattito politico nella nostra città. Quando riguarda le problematiche vere, già Michele le ha esposte. Adesso invece a me quello che preme sottolineare è quelle che sono le problematiche politiche. Nella nostra città c'è un monopolio completo da parte di una classe dirigente vecchia, antica, che in questa fase ancora maggiormente è riuscita a esprimere la sua forza. Esiste una maggioranza al cui interno non c'è più dibattito politico, non c'è niente, altrettanto esiste una minoranza che vive le stesse problematiche, le stesse cose. Questa città non merita questa assenza totale di politica, questa assenza totale di partiti. Per quanto riguarda la mia storia politica, la conoscete tutti, è abbastanza lunga, quindi cosa. Io quattro tessere Michele le ho fatte. La prima è stata della Democrazia Cristiana, la seconda è stata del Partito Popolare Italiano, il terzo della Margherita e la quarta del Partito Democratico, perché io nel 2007 sono stato uno dei fautori della nascita del Partito Democratico, come sapete. Poi purtroppo per me, ahimè, insomma, mi sono ricandidato in una lista civica sperando che con l'amico Mainiero avessimo potuto dare alla città un nuovo impulso, una nuova cosa. Non è successo niente. Dopo meno di 2 anni di amministrazione ho ripreso quella che era la mia posizione originaria, che ho perseguito, e sono stato uno dei fautori della raccolta delle firme per la caduta, perché questo a onore del vero io lo devo dire, per la caduta dell'amministrazione Mainiero, insieme ad altri consiglieri di centrosinistra, ma anche di altre forze. Ma per completare quando... Senza rompere. No, quando diceva Michele poc'anzi,
e cioè che non sarà costituito il gruppo e non sarà designato il capogruppo, e questo per favorire una sintesi all'interno del Partito Democratico. Io sono condivido assolutamente quella che è la posizione di Michele Caso. Per quanto riguarda le altre componenti che si riferiscono al centro-sinistra, in particolar modo al Partito Democratico, voglio dire che c'è stata, di recente ci sono state due assemblee pubbliche e abbiamo potuto constatare la presenza anche dei rappresentanti di queste ulteriori componenti. Io auspico ovviamente una sintesi anche con Giovanni Lavita, con Santo Suosso, e credo che loro debbano far tesoro di quello che è successo. Qualche incomprensione ci ha diviso al primo turno, tant'è che le liste che rappresentavano il centro-sinistra, oltre al PD e il Partito Socialista, erano diverse. Al ballottaggio noi abbiamo ritenuto, come PD e PSI, di sostenere la candidatura di Michele Caso, altri hanno sostenuto di non apparentarsi, hanno deciso di non apparentarsi. Detto questo, io ritengo che debbano comunque valutare quello che è stato il risultato del ballottaggio. Il PD ha consentito nel turno di ballottaggio di aggiungere ai voti che Michele aveva già raccolto nel primo turno 2.700 consensi. 2.700 consensi che, rispetto a quelli raccolti nel primo turno dal Partito Democratico, segnano un incremento notevole, cioè abbiamo raccolto 2.000 consensi in più. Allora le altre componenti che comunque si rifanno al Partito Democratico debbono tener conto che i loro elettori hanno già condiviso la posizione del PD e di Michele Caso. Quindi questo ovviamente deve far riflettere e deve indurre tutti a trovare una sintesi e costituire un Partito Democratico forte che possa svolgere in Consiglio Comunale, per superare tutti i problemi ai quali faceva riferimento Michele, possa svolgere il proprio ruolo propositivo ed anche di controllo e quindi di stimolo anche all'amministrazione comunale. Chi l'ha detto? Ci tengo più là, sarebbe.